Il titolo della presentazione è proprio l'ira di Dio, perché Dio, e lo dicono tutte le profezie, ha deciso di riportare equilibrio in questo pianeta, visto che l'uomo non lo fa, anzi l'uomo squilibra sempre peggio. Quindi l'ira di Dio non è tanto un momento di rabbia incontrollata del Padre Eterno, è l'estrema necessità di giustizia e equilibrio nel nostro pianeta, perché non ce n'è più. Quindi, siccome l'uomo occidentale e questi ladri che ci governano distruggeranno tutto, compresi noi, Dio deve intervenire con un supremo atto di equilibrio, dicesi giustizia, o teologicamente ira santa, per impedire che l'uomo distrugga il pianeta e se stesso. Quindi è un atto di misericordia che fa Dio, non è un atto punitivo. Dice basta, siete arrivati oltre, rischiate di estinguervi voi e rischiate di uccidere il pianeta. E lo dicono i nostri scienziati, 1500 hanno dato il loro responso dopo uno studio durato, se non erro, 3 anni, pochi mesi fa. Sapete quanto tempo ci hanno dato? 10 anni. Ma se non abbiamo fatto niente fino ad oggi, se la massa... Noi siamo così beatamente inconsapevoli e cretini da accettare le stupidaggini più assurde come verità e assiomi scientifici. Chi la cambia la situazione? La fermeremo noi? No, non la fermeremo noi. Non ho questa illusione. Allora Dio ha capito, perché è molto intelligente il Padre Eterno, dice la devo fermare io, di autorità. Quindi Dio sta per stendere la mano e in quel momento farà Lui la misura di ciascuno di noi. Tu cosa hai fatto? Tu cosa hai fatto? E Lui ce li dà tutti questi numeri, anzi ce li dà molto più perfetti. Quindi oggi decidiamo, signori, amici, a prenderci la nostra responsabilità e a dare la faccia, applicare la legge di Ike, finalmente. La conoscete la legge di Ike? Dobbiamo dare la faccia, ci dobbiamo muovere, dobbiamo essere persone e cittadini responsabili del cosmo. Questo si aspettano da noi gli extraterrestri, la presa di coscienza e di responsabilità dei nostri diritti, ma anche dei nostri doveri, in quanto passeggeri di questa bellissima astronave chiamata Terra. Questo è il motivo della loro presenza, aiutare tutte le anime di buona volontà che hanno deciso di smetterla di occuparsi solo dei loro affari privati, della famiglia, del figlio, del cugino e al massimo dell'amico, e occuparsi del bene comune. Perché visto che siamo tutti passeggeri di questa piccola astronave chiamata Terra, tutti abbiamo uguali responsabilità nel mantenerla in equilibrio, pulita, efficiente e armonica. È un dovere di tutti, non riguarda solo qualcuno, sì, e tutti gli altri no, riguarda tutti noi, perché è casa nostra. Teniamola pulita, per favore. E buttiamo fuori a calci nel sedere i delinquenti che ne hanno preso il comando, perché non sanno pilotare, stiamo andando fuori strada.